Questo video vediamo 10 cose che tutti gli uomini fanno quando sono innamorati. Allora, quali sono 10 cose che inesorabilmente, inevitabilmente gli uomini fanno quando sono innamorati, quando diciamo amano una donna? La maggior parte delle persone, diciamo, pensa che quando si tratta di amore sono le donne a innamorarsi, ma in realtà anche gli uomini si innamorano e possono innamorarsi molto intensamente. Però una donna deve fare alcune cose, deve mettere in atto alcuni comportamenti se vuole far innamorare un uomo. Ci sono delle cose che una donna deve fare, insomma, questo è fondamentale. L'amore può sembrare un fatto magico, ma in realtà dipende anche dalla capacità di osservare alcuni comportamenti e di amplificarli, perché tu devi essere in grado di amplificare, di gestire i comportamenti che quest'uomo mette in atto in modo tale che tu possa, diciamo, in qualche modo diventare più appetibile, più interessante per l'uomo che ti interessa. Ecco, tutte queste cose è importante impararle, è importante farle, è importante metterle in atto. L'amore non è una magia, c'è una scienza dietro all'innamoramento, anche se l'amore apparentemente è un fatto irrazionale, ma in realtà ha una sua razionalità, in realtà ha una sua logica e noi possiamo imparare a riconoscere la logica, imparare a riconoscere la razionalità. Quindi mi raccomando, è fondamentale. Anche il linguaggio del corpo, ovviamente, ti può dire se un uomo è innamorato o meno. Quindi è importante controllare anche il linguaggio del corpo per capire quanto coinvolgimento c'è, se c'è coinvolgimento, e questo è molto importante perché attraverso il linguaggio del corpo tu puoi cogliere diversi segnali e puoi renderti veramente conto se un uomo è innamorato o se non lo è, insomma. Ci sono tante cose che devi fare. Ad esempio, a livello logico-razionale, possiamo dire questo, che primo punto è che quando un uomo è innamorato si invertono i codici di piacere e sofferenza. Cioè ciò che trovava sgradevole fare quando non era innamorato, troverà gradevole farlo per te. E indipendentemente dal fatto che tu sia, come possiamo dire, disponibile o non disponibile, troverai gradevole, diciamo, avere una, come dire, fare delle cose per te, proprio per passare del tempo con te. Non avrebbe rinunciato mai alla partita e rinuncia volentieri per accompagnarti a trovare la vecchia zia malata. Questo è un dato di fatto. Quindi, altra cosa fondamentale, mette in atto una serie di comportamenti importanti, cioè anche logico-verbali, cioè ti dice che è innamorato. La parte logica è minoritaria, però diciamo un innamoramento completo prevede anche che te lo dica, che ti dica ti amo, ti desidero, insomma, voglio stare con te, anche se, ripeto, è minoritario. Terzo punto, ti mette prioritaria, cioè diventa una sua priorità, non sei all'ultima ruota del carro che quando non sa che cazzo fare ti cerca per invitarti il giovedì sera al parcheggio del cimitero. No, assolutamente no. Diciamo, ti mette prioritaria. Un'altra cosa, come possiamo dire, un altro punto, il quarto punto fondamentale, è che tende, diciamo, a guardarti, ti guarda anche quando non viene guardato. Questo è un altro punto da tenere presente. Quinto punto fondamentale, ti presenta alle persone importanti della sua vita e ti presenta, diciamo, questa è una gradazione, perché il quinto punto ti presenta agli amici. Significa che c'è un livello di innamoramento, ti presenta la madre come sesto punto, diciamo, è invece un livello di innamoramento ancora superiore, perché quando un uomo ti presenta sua madre è perché su di te ha fatto dei pensieri. Non si presenta mai un uomo alla madre
se, cioè, un uomo non presenta mai una donna alla madre se, diciamo, se questa, se non pensa che questa donna, non dico magari la donna per sempre, però una donna con la quale ha inteso, diciamo, intraprendere un percorso di vita assieme. E se non ti presenta la madre, tieni presente che probabilmente non ha tutto questo, cioè magari ti presenta gli amici, vuole intraprendere una relazione, ma non più di tanto. Settimo punto, tiene in una comunicazione, diciamo, costante con te, indipendentemente dalla distanza, indipendentemente da dove si trova, tiene una comunicazione profonda, cerca in qualche modo di restare in contatto, soprattutto nei momenti di distanza, crea, diciamo, delle situazioni fondamentali. Ottavo punto, investe emotivamente su di te, cioè investe energie su di te, senti che ha piacere a passare del tempo con te, ha una, come dire, mette energia in quello che fai, questo è veramente importante. E nono punto, come possiamo dire, investe anche finanziariamente, cioè fa delle cose per te. Fa degli investimenti proprio finalizzati all'ultimo punto a costruire un futuro insieme e quindi parla del futuro non come un qualcosa di lontano, un qualcosa che sì, forse avverrà, forse no, ma un qualcosa di concreto, parla del futuro come se fosse in realizzazione in questo momento. E questo è molto importante, insomma, questi 10 punti. Sono basilari perché tutti gli uomini innamorati, ma innamorati veramente, mettono in atto almeno la maggior parte di questi punti, ma io direi che li mettono in atto tutti fondamentalmente, perché se no, se non ci sono, non è detto che non voglia stare con te, ma ti vedrà sicuramente come un passatempo, ti vedrà come da un punto di vista edonistico, tenendo presente che la parte di impegno verrà lasciata un po' da parte, insomma. Ecco, questi 10 punti invece generano quello che viene chiamato amore completo, che prevede un coinvolgimento sia fisico, ma non soltanto, anche un coinvolgimento di natura emozionale e anche un coinvolgimento di impegno, cioè una persona che vuole prendere dei seri impegni nei tuoi confronti. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Teramasco ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E quindi iscriviti ai canali, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.